Ma una bella sensazione, perché dai, ho passato 3 anni importanti, quindi è stata una bella emozione rivedere questo stadio, tanta gente che conosco e che ancora seguo con passione. Stai lottando per andare in Serie A. Quando ripensi ad Arezzo, qual è la prima cosa che ti viene in mente? Sicuramente il rammarico e la rabbia, perché l'anno della retrocessione quella ancora brucia, soprattutto per come è avvenuta. Quell'inizio di campionato così difficile, tra penalizzazioni, rigori sbagliati e quel finale di stagione così strano, con risultati così strani che ci hanno portato a quella retrocessione che purtroppo è stata fatale per l'Arezzo. Adesso a mente fredda, no? Cosa vi è mancato in quelle stagioni per ottenere la salvezza quell'anno e poi nelle stagioni successive per tornare in Serie B? Ah, per ottenere la salvezza quell'anno, come ho detto prima, il finale di stagione è molto, molto strano. E poi sicuramente l'inizio campionato, si è perso troppi punti. Invece per salire di categoria, il fatto che sicuramente non fare la squadra con grossi nomi in Serie C serve fino a un certo punto, perché poi i campionati vengono squadre con caratteristiche diverse. Tu guarda, in questi anni squadroni come Benevento, Cremonese, che ogni anno spendono tantissimo, alla fine anche loro ancora non riescono a risalire la categoria, quindi ci vogliono caratteristiche diverse. Ti abbiamo lasciato da esterno, alto ma anche basso qualche volta, ti abbiamo ritrovato da mezzala. Come va questa tua evoluzione tattica? Ma è bene, dai, ora giochiamo con un centrocampo a tre, quindi senza esterni, e io ho trovato questa nuova posizione da interno, però diciamo che va bene, dai, mi trovo abbastanza bene, ormai sono 2 anni che lo faccio, quindi mi trovo bene. Bocca al lupo. Crevi anche voi. Chiesto anche a Croce, ma quando ripensa alla sua esperienza di Arezzo, mister, il primo ricordo che le viene in mente, il primo flash che le torna alla memoria, qual è? Sì, io ho avuto la sfortuna all'inizio di non avere un'esperienza estremamente positiva, poi la storia penso abbia parlato per tutti, ma ho avuto anche la fortuna, se te riguardi i 10 risultati più importanti della storia dell'Arezzo, molto probabilmente 2 o 3 sono miei. Quindi le prime cose che mi vengono in mente è la vittoria con il Milan Coppa Italia, il pareggio 2-2 a Torino con la Juventus, un 2-2 a Napoli, quindi si sono fatti risultati anche importantissimi in un anno difficilissimo da gestire. Quell'anno lì Sarri e Conte, no? Questa staffetta con due allenatori che adesso sono ai vertici dei due massimi campionati italiani. Insomma, vuol dire che quell'anno qualcosa non ha girato per il verso giusto. Sembra abbastanza evidente, ovviamente poi la storia mi sembra abbia parlato per tutti. Purtroppo sono anche annate, nessuno si ricorda, arriva fino all'11esima e la squadra era almeno 2, quindi aveva fatto 4 punti in 11 partite. Situazione difficile, annata si poteva anche mettere a posto, però ci voleva molta più serenità da parte di chi circondava la squadra. Che non c'è mai stata poi nemmeno negli anni successivi. Le chiedo soltanto quante speranze ha l'Empoli concretamente di andare in Serie A? L'anno scorso l'avete sfiorata, quest'anno com'è la situazione? Noi si rappresenta una realtà, è una società che non può avere certi obiettivi a inizio stagione, perché noi l'anno scorso siamo partiti con una salvezza, ci siamo ritrovati in una storia non aspettata, però come sempre succede a Empoli, a fine anno i giocatori importanti sono partiti, la società ha venduto giocatori che prima avevano mercato e come sempre succede a Empoli tutto si sostituisce con giovanissimi. Per ora abbiamo avuto la fortuna che questi giovanissimi hanno rimpiazzato molto bene chi è partito e siamo stati bravi a mantenersi ad alti livelli in Serie B, in un campionato in cui rimanere per 60 partite a alti livelli è difficilissimo per tutti, perché è un campionato equilibratissimo. Quindi ora ci troviamo in questa situazione e vediamo di mantenerli più a lungo possibile, ma non è un obbligo sicuramente né da parte della società né da parte dell'ambiente, noi si debba lottare fino alla fine per la Serie A. Stiamo trovando lì, quindi noi ci proveremo, poi come sempre società e pubblico Empoli accetteranno quello che verrà perché sanno che la filosofia societaria è sempre la stessa, di lanciare i giovani e
e di portarli a essere pronti per la Serie A. Arezzo ha vinto anche l'amichevole contro l'Empoli dopo aver vinto contro Frosinone e Siena quest'estate. Conta poco, ma insomma conta anche questo. Purtroppo però ti chiedo notizie su Quadrini, che è uscito, un problema muscolare per lui, quanto è grave? Infatti quello è il pensiero che più mi preme, nel senso che sì, è uscito per aver sentito tirare dietro al flessore sinistro, adesso faremo degli accertamenti tra domani e venerdì, però per domenica penso che l'abbiamo perso, ecco, vediamo di recuperarlo per Nanni. Ecco, anche Carteri e Martinez hanno problemi di questo tipo, ecco, per loro che situazione c'è? Per Martinez siamo già a un buon 80%, quindi ho parlato adesso con il prof e con il fisioterapista, non ci dovrebbero essere problemi per domenica. Per quanto riguarda Carteri, lui sta facendo in questo momento l'ecografia, il ragazzo qualcosa sentiva ancora e vediamo nei prossimi giorni, non so dare ancora una valutazione. La partita di Pistoia ha lasciato strascichi pesanti però, no? Un po' erano attesi da parte del giudice sportivo, però insomma due giornate di squalifica per Tonetto, soprattutto 2.000 euro di multa all'Arezzo per i fumogeni, per un presunto incendio della rete di recinzione, insomma come l'avete presa? No, i tifosi siamo contenti che sono venuti in tanti, poi sai, queste multe è sempre meglio evitarle, però non è quello il problema. Poi io di questo incendio non me ne sono accorto, addirittura sul referto c'è scritto che i vigili del fuoco sono dovuti intervenire. Per quanto riguarda le due giornate a Tonetto, anche lì mi è sembrata una decisione esagerata, parlano di un calcio dato a gioco fermo all'avversario quando mi sembra che sia stato un tira e molla tra lui e Toledo. Accettiamo ancora una volta questo verdetto, e su sì la settimana scorsa tre giornate alle quali non abbiamo fatto ricorso perché non avremmo avuto nessuno sconto e andiamo avanti, va bene così, andiamo avanti. Domenica è una partita delicata, no? Con lo Stiamare quanto la temi? È una partita delicata perché viene dopo una partita che ha fatto consumare, diciamo, tante energie psicologiche e anche fisiche. Abbiamo quattro squalificati, però abbiamo una rosa ampia e faremo di tutto per far sì che il nostro cammino prosegua nel verso giusto.